davvero fatto signorino, questo? Mi scusi, signorina? Io non lo sapevo! Dovrei pagare? Scusami un attimo. Mi dica, signora. Sì, le stavo dicendo che dovrei pagare. Ti richiamo dopo, dai. Devo fare un conto che parli. Signora, ce l'ha la carta fedeltà? No, non ce l'ho. No? La vuole fare? Sono 60 euro. 60? No, magari la prossima volta. Perfetto, allora non le passerà niente in offerta. A meno che ce l'ha l'app. L'app? No. Quella è completamente gratuita. No, non ce l'ho, non so nemmeno che sia. Signora, ma dove cazzo vivi? In un altro pianeta? Va bene, andiamo avanti. Signorina, mi dà una busta? Mi dica? Una busta, grazie. Una busta? Sono 50 euro. 50? Ma da quando le buste sono aumentate così tanto? Da questo momento, signora, lo decido io, ok? Oddio, può fare un po' più piano? Mi sta buttando tutto addosso. Signora, ma la vede la figlia che c'è dietro di lei? Eh? Quindi io mi devo sbrigare, ok? Li deve proprio prendere, signora, questi non passano. Sì, quella è la merenda dei miei figli, l'adorano. Ho capito, le sto dicendo che non passano. Facciamo una cosa. Ma cosa fa? Te li mangio io. Signorina, mi puoi dare un'altra busta? Che cazzo vuoi? Ma che modi sono? Sto parlando al telefono, signora, mi dica. Ah, le chiedevo un'altra busta. Ah, ok. Sono altri 50 euro. Abbiamo finito? Sì, per fortuna. Perfetto. Allora, il totale sono di 879. 800. La rata di un mutuo. Paga con carta o contanti? Con carta. No, mi dispiace, non accettiamo carta, solo contanti. Ah, con soli 120 euro in più vuole aderire alla CCT? Ma è un'associazione per i bambini? Associazione Content Creator TikTok, signora. Ah, no, non ci penso proprio, guardi, sono tutti nulla facenti. Guardi, è per gli individui come lei che questa nazione non va avanti. Un minuto di attenzione, grazie. La signora qui davanti a me, alla cassa numero 3, non vuole aderire alla Content Creator Association TikTok. Pertanto, signora, che macchina ha lei? Fiat Punto, ma cosa c'entra? Benissimo, taggata? CC360PE, ma... La signora in questione ha una Fiat Punto targata CC360PE, quindi se volete potete anche andarle a bucare le ruote. Signorina, ma lei è pazza, io chiamo il direttore, voglio parlare con il direttore, dove lo posso trovare? Senta signora, io sto perdendo la pazienza, per cortesia può andare, abbiamo finito. Persone come lei non dovrebbero fare questo mestiere, lei è scostumata, non ha un minimo di garbo. Per cortesia qualcuno mi venga a sostituire perché mi sono rotta il cazzo.